Benvenuti in questo nuovo spazio di Frontiera Web TV. Siamo all'interno del reparto di radioterapia oncologica dell'ospedale San Camillo dell'Ellis, ma oggi abbiamo un ospite particolare perché abbiamo la signora Gitta Schilling. Benvenuta qui da noi. È Grazie. un piacere essere qui con lei perché siamo in un punto della città, perché questa è anche città, Sì. dove la presenza e la sensibilità delle persone fa sempre piacere. Non so se lei ha Ah, percepito ma questo. questo è proprio il mio specchio della mia vita, è sempre stata. Mi trovo bene perché sono ricambiata nella mia mentalità. Che cos'è la moda per lei? Una domanda a bruciapelo. Considerando che oggi inizia a Roma il periodo dell'Alta Sì, Roma, sì. sfilate, Dunque, la moda presentazioni. per me è una cosa bellissima come creazione, è un talento innato che si può creare, si può sviluppare per tutta la vita. È un in continuo cercare modelli, forme, stoffe, colori, li mettiamo insieme. È una cosa affascinante. Ho avuto anche naturalmente alla mia epoca, diciamo, umilmente quando ho lavorato con i grandi del mondo, anche di couturier di alta moda, allora ho visto che passione è dietro. Un Balenciaga, per esempio, è stato nominato da Dior, lui è il dirigente. E noi siamo l'orchestra. Così Balenciaga veniva giudicato, diciamo, visto. Era qualcosa sono delle persone come i grandi pittori, come i grandi narratori, che hanno una vocazione, credo. È una specie di vocazione. Mi corregga se sbaglio. Mi dica. Oggi abbiamo di fronte una moda dove è molto l'aspetto immagine, la comunicazione, la bellezza, però poi ci si nasconde o ci si dimentica del fatto che c'è dietro l'alta sartoria, Sì, il taglio sì, puntuale, preciso, la ricerca del tessuto, sì, le cuciture devono essere fatte in un certo modo, c'è un esattamente, lavoro sì. dietro particolare. Ecco, quello accadeva prima in maniera anche diversa perché si percepiva la fatica della creazione, dell'essere creativo e intuitivo per quelle che Sì. saranno poi le tendenze. Oggi invece si spinge molto sul fatto dell'immagine, cioè si Sì. mette una bellissima top model, si vende quel E viso, neanche naturale neanche naturale. perché vengano adesso, come io ho sentito nella fotografia digitale, si può allargare, tirare, spingere, modificare tutto, gambe, labbra, occhi. Lei diventa come lei Io è, divento un'altra bello, persona. ecco, questa è una cosa bella, io potrei diventare bellissimo, Questo scherzo hanno fatto davvero? con me. Mi ha fotografato 3 anni fa un Sì. fotografo con questa camera digitale. Impressionante. Io sono abituata alle vecchie fotografie, no? Erano. Ma in ogni modo lei ha ragione. Però Cioè, è cambiato comunque, o sì, no? ha cambiato tutto. Ma vede, io vedo, cerco le cose sempre di vedere con buon occhio. Perché il mondo ha cambiato, la nostra vita ha cambiato. La gioventù di oggi, le giovani donne che devono lavorare, che hanno la casa, magari anche bambini, non possono dedicarsi di portare un vestito di alta moda. Si prende un paio di jeans, come faccio anch'io, un pullover e via. È anche bello così, è vita. È la nostra vita in questo momento e non si deve giudicare. Naturalmente le sartorie, io mi auguro, e ci sono in Italia già voci molto importanti che vogliono tornare al vecchio stile. Per esempio, io come creatrice anche per i vestiti, io ho tante idee pratici per creare dei vestiti di modelli. È affascinante. Si deve
andare con i tempi, però noi abbiamo un grande pericolo. Per esempio, le stoffe ci vengono fatte chimicamente, sì, è vero, attaccano la nostra salute. E questo, tutto questo sintetico, che può essere buono, perché abbiamo anche alle mie, ai miei tempi già avuto sintetico, però adesso attenzione, pur di guadagnare, perché in fondo questi vestiti vengono, hanno una produzione, diciamo adesso 20 euro, no? E vengono venduti per 120. Allora, pur di guadagnare, oggi veramente molti creatori, molte industrie esagerano e approfittano troppo. Il profitto per noi una volta non era così tanto importante. Oggi sì. Era la qualità, esatto. la gioia di lavorare, il orgoglio di avere una clientela di interessante, di riuscire soprattutto bene con il proprio lavoro. Questo comincia un po' a mancare, no? E andremo ancora peggio, secondo me. Poi non so se cambierà qualcosa, però ma io immagino che io non ancora... sono pessimista, sicuramente, perché vede questo abbassamento della nostra cultura che viviamo in questo momento, la decadenza deve avere una fine, perché le persone, l'uomo stesso è una creazione, perché noi fino a 20 anni fa cresciamo con tutti i nostri interni, esterni, tutto. Poi già c'è una decadenza, però lo stesso io credo che non sono così pessimista, sa? Però si deve lottare contro l'ignoranza. La gente deve essere più disponibile di imparare. Ultima domanda. Noi qui oggi siamo in un reparto particolarmente sì. Sensibile. Molto, molto. E parliamo di bellezza. Mm. Io ho credo visto. Che ci sia dell'assonanza, perché sì. Dobbiamo pensare che pur stando in terapia dobbiamo sempre mantenere... alto la nostra dignità, la nostra autostima, quindi la bellezza, l'essere comunque bello nel senso di sapersi bello, sapersi vestire, sapersi trovare i colori sì, giusti, sì. Penso che sia un passaggio che non deve essere dimenticato. Di solito quando si entra in questo reparto c'è il momento dell'abbandono, della depressione, si sa che si entra, si spera sempre di uscirne bene. Se parliamo di oggi, di questo... forse non è l'effimero ma è il concreto, nel senso manteniamo alta l'idea che si può uscire, si può vincere e quindi si può mantenere la vita di sempre pur avendo qualcosa da curare. Sì. È giusto? Sì, è un pochettino dipinto, perché per me la bellezza è una cosa, una espressione interna che viene espresso e non è necessario di avere... io ho avuto la fortuna, no, di avere lineamenti regolari, proprio classici, ma questo non era la mia dote, era l'eredità dei miei, no? Io ho tutto, gli occhi del mio nonno, il naso un pochettino, una bella mescolanza. Allora, questo è il apparente, no? Però la bellezza viene da dentro, sai? No, e non si deve neanche puntare tanto sulla bellezza, piuttosto cercare di essere se stesso, perché ogni persona ha qualche cosa da dare e da dire, e anche tante volte in persone che sembrano brutti io trovo una grande bellezza, si deve cercare di leggere nelle fisionomia, è un sport molto interessante. Bene, ringraziamo la signora Gita Gashilin per essere qui con noi. Sempre, soprattutto a questo ospedale, naturalmente, i miei vivissimi auguri e per molti, molti pazienti speciali auguri. Grazie. Per una buona salute, per una buona guarigione.
Grazie, buona vita.